Ben ritrovati a tutti voi cari amici e care amiche di Angoli. Partiamo subito con tantissimi ospiti e la nostra prima ospite è davvero una grande artista impegnata davvero tanto anche nel sociale. Ha approfittato per seguire una causa della quale si dibatte moltissimo, ma ci dirà tutto lei. È collegata con noi in finestra Vanessa Mini. Ciao Vanessa, ben ritrovata. Ciao Dolores, grazie mille, grazie per l'invito. Vanessa, io ho esordito dicendo che tu sei una grande artista e questo rimane, tra un po' vedremo anche il tuo ultimo video che è una novità assoluta che regali in anteprima proprio ad Angoli, quindi grazie. Ma voglio partire, perché tu sei sempre impegnata anche nel sociale, da un evento, un fatto di cronaca del quale si parla molto e quindi in primissima battuta naturalmente siamo vicini alla famiglia del runner che ha perso la vita aggredito da un orso. Però poi c'è tutto l'altro aspetto sul quale si disquisisce e tu hai una tua opinione e attraverso un'associazione di animalisti vuoi sostenere proprio l'orsa, è così? Sì, è così. Voglio sostenere l'orsa e salvarla da un'uccisione che non ha senso. Uno, perché innanzitutto non riporterebbe vita il povero runner che era lì semplicemente per correre. Dall'altra parte, però non è neanche giusto abbattere un animale perché si è comportato da animale. Cioè parliamo di un'orsa che non è dotata di raziocinio, una femmina, quindi una madre con la sua prole, passami il termine, con i suoi bambini, che si è vista arrivare incontro contro questo runner, che lei non poteva sapere che era un uomo, che stava correndo, che stava esercitando, eccetera. Ha visto un animale, perché per lei era un animale, oltretutto ricordiamo che l'orso non vede bene, ha un deficit visivo molto importante, quindi compensa con gli altri sensi, compensa con l'olfatto, compensa con l'udito. Quindi lei si è vista arrivare questo animale, perché ripetiamo, non poteva lei sapere che era un runner, cosa ha fatto? Ha applicato l'istinto, ha deciso di difendere la sua famiglia. Quindi questo è il tuo punto di vista che sostieni? L'animale? Certo, questo è il tuo punto di vista che tu sostieni, ma devo dire che insieme a te sono molte altre le persone che sposano questo tuo pensiero, quindi ribadendo la nostra vicinanza naturalmente alla famiglia del runner che a sua volta non è effettivamente d'accordo con l'abbattimento di questa orsa, l'occasione è proprio quella, credo anche la tua, di inviare un appello alle istituzioni, a coloro che dovranno prendere delle decisioni perché siano di buon senso alla fine, no? Assolutamente sì, perché ripeto, l'orsa si è comportata, è come se, ad esempio, come se io andassi a correre nel safari, vado a fare un safari e metto a correre, secondo te quante probabilità ho di incontrare un leone? Alte, ma non, certo, per questo, se il leone mi aggredisce perché anche lui mi scambia per un animale, devo abbattere il leone. Sono io che sono andata in casa sua, non il contrario, capisci? Quindi a me è una tragedia quello che è successo, anche per, certo, sicuramente è una cosa molto dolorosa, che avrebbe incontrato un orso, naturalmente sì. Quindi detto questo, Vanessa, che non si risolve è un po' lo spunto del nostro incontro, voglio invece passare all'altra faccia della tua medaglia, cioè la tua arte, la tua capacità anche di essere sempre in trasformazione camaleontica, e ce lo dimostra questo tuo nuovo video che generosamente hai voluto mostrare per la prima volta qui ad Angoli. Ce ne godiamo un minutino e poi torniamo a chiacchierare con te. Va, regia, vai. Skills and advice.
lasciato davvero senza parole, anche senza fiato. In 30 secondi dici di cosa si tratta e ti salutiamo, vai! Si tratta di un riarrangiamento in chiave swing del capolavoro dei Guns N' Roses, Since I Don't Have You, e con un altro capolavoro che era quel bellissimo modello, e ti posso dire che durante le riprese non ho visto neanche un tatuaggio, questo lo posso dire. Perché... Vanessa, siamo d'accordo, tutto bellissimo, grazie per avercelo regalato, sinceramente ci ha fatto piacere, il tuo successo continua, sei in grande forma sotto tutti i punti di vista, spero la prossima volta di averti in studio per raccontare tanto altro. Vanessa molto volentieri. Lini, ciao! Grazie, ciao Dolores, grazie a tutti. Grazie, grazie. Ma tra poco cambiamo argomento e parliamo di disturbi alimentari, rimanete lì. E come vi dicevo poco fa, il disturbo del comportamento alimentare tra i giovani è una problematica sempre più frequente. Qualche giorno fa un momento di confronto e incontro tra gli addetti ai lavori e il pubblico, ed è in collegamento con noi il dottor Marco Missaglia, uno appunto dei relatori a questo evento. Grazie Marco per essere ancora una volta mio ospite, grazie. Bentrovati, grazie a voi. Marco, che cosa è uscito da questa occasione di confronto? Perché come ti dicevo e come dicevo agli amici a casa, è una problematica emergente ma sempre più strutturata tra i giovani. Prego. È emerso che in questo tavolo di confronto, che sicuramente è un fenomeno che anche nel nostro territorio è presente, talvolta sommerso, ma sempre di più c'è una sensibilità e stiamo cercando anche con queste iniziative di creare interesse e di creare invece consapevolezza verso il processo, l'importante fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare, che non sono solamente l'anoressia o la bulimia, fra l'altro poi migra in aspetti bulimici, per cui è quasi un'unica entità nosologica, ma ci sono anche altri problemi tipo il binge eating syndrome, i problemi delle abbuffate che caratterizzano appunto la componente bulimica, ma non solo, anche la componente del binge eating. Quindi è fuori un po' tutta questa miscellanea di caratteristiche che riguardano soprattutto i nostri ragazzi, i ragazzi delle scuole di primo grado e di secondo grado. Ecco, allora Marco, cosa devono fare i genitori per cercare di intercettare subito magari dei segnali significativi e quindi intervenire? Grazie della domanda, molto puntuale. Devono stare attenti quando vedono che i nostri ragazzi si interessano, ma direi quasi troppo, al cibo, quando magari vediamo che hanno delle condotte restrittive, per cui mangio comunque meno di questo, selettive, per cui ho deciso che non mangio queste cose, magari si mettono dei vestiti più abbondanti, di taglie più abbondanti, magari tendono a fare, laddove magari introducono delle calorie con gli alimenti, poi un'attività fisica davvero eccessivamente importante, più del solito, oppure vanno incontro a delle restrizioni dietetiche davvero importanti, per cui mangiano le molliche del pane piuttosto che mangiarsi il mezzo panino, tendono a sminuzzare i cibi, tendono appunto talvolta anche a determinare delle condotte compensatorie nel momento in cui magari si ritrovano a compiere le abbuffate. Le abbuffate sono appunto questi fenomeni dove si introduce velocemente, proprio in breve tempo, una enorme quantità di cibo, fino quasi a dire non ce la faccio più, fino quasi a scoppiare, e spesso ci sono poi delle condotte di compensazione, come prendere dei lassativi, come per esempio indursi il vomito autoindotto, che di solito viene comunque negato o viene ammesso quando ormai il fenomeno da tanto tempo è presente. Quindi sicuramente avere questo occhio aperto, avere gli occhi aperti su questi comportamenti dei nostri ragazzi. Certo Marco, 30 secondi e poi ti devo salutare, ma vorrei che tu facessi anche una considerazione, seppur velocissima ma importante, su quanto possono essere rilevanti i riferimenti
comunque anche comunicativi su un certo tipo di immagine, quindi i social che trasferiscono immagini di un certo tipo. 30 secondi e ti saluto, vai. Certo, anche quello, talvolta proprio le immagini, le immagini che vengono proposte come modelli sui social, abbiamo appena detto, ma anche negli ambiti della moda, oppure talvolta anche, magari dico in modo inconsapevole, però da qualche preparatore atletico viene detto: se vuoi fare la ginnastica ritmica in un certo modo, se vuoi danzare, devi però curare la tua dieta. E quindi c'è magari, come abbiamo visto peraltro nella cronaca qualche tempo fa, certo, anche l'induzione a cercare di controllare il peso, di andare sempre al ribasso del peso. È un fenomeno molto complesso ed è importante, questo l'abbiamo detto anche ai genitori intervenuti recentemente, è importante fare un gioco di squadra con gli specialisti in scienza dell'alimentazione, in medicina interna come il sottoscritto, ma anche come gli specialisti psichiatri. Cioè il ruolo chiave lo gioca lo psichiatra con l'inquadramento e con la psicoterapia, magari avvalendosi anche del supporto degli psicologi. Quindi è un lavoro di team dove però anche la scuola e soprattutto la famiglia deve giocare la partita. Quindi grazie, è un Marco. Discorso di gioco di insieme, ecco, certo, di gioco di squadra. Grazie al dottor Marco Missaglia, ci ritroveremo, buon lavoro, grazie. Grazie. Grazie anche a voi, una breve pausa, poi torniamo insieme ad Angoli.